Commissario Giuliano, dopo circa un anno ritorna alla guida dell'ASP di Vibo, se l'aspettava? Sinceramente no, però devo dire che sono realmente felice di essere tornato a Vibo perché io ho una particolare predilezione per l'ASP di Vibo, mi è particolarmente, tra virgolette, simpatica. Lei è anche commissario del Mater Domini, qualcuno dice che magari sarebbe stato meglio per la situazione dell'ASP di Vibo avere qualcuno, diciamo così, a tempo pieno. In realtà i due ruoli sono conciliabili oppure no? Sono conciliabili nella misura in cui io sto dedicando lo stesso tempo sia all'azienda universitaria che all'azienda sanitaria. E poi sono tutte e due enti che io conosco, diciamo, perfettamente, quindi da questo punto di vista sono avvantaggiato nella gestione dell'azienda sanitaria provinciale. Ha già avuto modo di mettere mano ai fascicoli dell'ASP di Vibo e capire in questo momento quali sono le priorità da affrontare per la sanità vibonese? Posto che oggi le priorità rimangono sempre la pandemia Covid, quindi le vaccinazioni e la possibilità di offrire posti letto ai pazienti che hanno necessità di ricovero. Poi ho guardato quelle che sono le priorità, penso che a breve farò l'affidamento degli incarichi delle strutture complesse che sono rimaste vacanti e assegnerò i dipartimenti ai direttori. Correttamente, perché oggi sono tutti tenuti ad interim. A proposito di emergenza Covid, sembra che si sia raggiunto e superato il picco. In effetti, almeno per i dati che io ricevo dalle mie due strutture, in questo caso dall'azienda universitaria e ovviamente dall'azienda sanitaria di Vibo, sì, i numeri sono abbastanza bassi. Sull'azienda universitaria abbiamo solo 11 ricoveri su 40 posti letto. Quindi già questo dà l'indicazione di come siano diminuiti i numeri. Per quanto riguarda le vaccinazioni invece c'è qualche Novax che si sta convincendo anche in questo momento? Ieri, non vorrei sbagliare, abbiamo fatto 111 vaccini, primi vaccini, quindi praticamente dovrebbero essere, presumo, Novax convertiti. I Novax sono un problema, mi pare ieri abbiamo avuto un decesso per esempio all'azienda universitaria di un Novax che appunto aveva rifiutato la vaccinazione. La vaccinazione, anche se la situazione sta un po' scemando, rimane l'unica soluzione? È assolutamente una priorità, giustamente come ritiene anche il Presidente, è l'obiettivo delle aziende sanitarie, in particolare quello di vaccinare più persone possibile, soprattutto appunto i Novax.